Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il titolo della siringa di oggi è La giustizia secondo Famiglietti. Udite, udite. Al giornalista del quotidiano Il Mattino che gli chiede se non prova imbarazzo per la rielezione di De Stefano all'Alto Calore, nonostante lo spettro del rinvio a giudizio che ingombe sulla sua testa, il deputato Luigi Famiglietti risponde: agitare questo spettro per denigrare De Stefano è spiacevole. Inoltre ho avuto modo di parlare con lui. Ha garantito a me e al partito che il caso è destinato a sgonfiarsi. La domanda a questo punto nasce spontanea. Famiglietti ci è o ci fa? L'onorevole converrà infatti che spetta al giudice, non a De Stefano, con l'udienza preliminare del 25 maggio, decidere se il caso si sgombia o ulteriormente si gonfia. Ma tant'è. Forse, trattandosi del presidente in quota PD della società idrica, Famiglietti ha inteso assolvere De Stefano napoletanamente con il classico «acqua io, l'acqua con me». Al sabato, quando faccio scivolare la fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che puoi pretendere alla fontana è il suo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Dimmi un po', paesà, ci vogliono molte staffe, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tutto.